anno il servizio postale norvegese riceve più di 30.000 lettere cartoline da tutto il mondo, indirizzate a Babbo Natale. Inviate sia da bambini che da adulti, sono messaggi divertenti, tristi, dolci, brutali, allegri, avidi, fiduciosi, dalle liste di regali alle domande per Babbo Natale. Caro Babbo Natale, sei tu a decidere chi è stato bravo o cattivo, oppure sono le mamme e i papà? Oppure avete una specie di consiglio al Polo Nord che decide tutto quanto? Sono sicuro che non può essere una cosa tipo o buoni o cattivi, perché ci deve essere una via di mezzo. Oppure noi che siamo una via di mezzo non prendiamo i regali? Saluti da Claudinka, Ungheria. Caro Babbo Natale, spero che tu stia bene. Non credo di poter dire di aver fatto il bravo per tutto l'anno, ma almeno per metà sì. Se avessi fatto il bravo per tutto l'anno, probabilmente riceverei un sacco pieno di regali bellissimi da parte tua. Invece mi toccherà solo mezzo sacco. Ma quando leggerai la lista nella mia lettera, vedrai che si tratta di roba molto pesante. Perciò alla fine riceverò tutto quello che voglio comunque, perché non avresti mai potuto portare un sacco tutto pieno. Cari saluti da George, Scozia. A Natale regala una storia anche tu. Auguri da Elena, volontaria di Mare di Libri.